Sono un po' emozionato. Dai. Questo coso qua. Bene, allora inizio io. Allora, sei più vecchio. Sono più vecchio, esatto, infatti. Allora, intanto ringraziamo la Marinella, ringraziamo la Vicinganni per averci ospitato qui in questa giornata. Ringraziamo soprattutto voi perché pensavamo, visto il tempo, di essere qua in due a raccontarcela, invece insomma un po' di gente è venuta. Certo. E parleremo di Via Francigena, e per chi non sa cos'è la Via Francigena è un itinerario culturale che da Canterbury porta fino a Roma, il tratto italiano dal Gran San Bernardo fino a Roma. Per chi vuole uno spunto maggiore, la Via Francigena ha a che fare più o meno con il Cammino di Santiago, quindi chi non conosce la Via Francigena potrebbe conoscere il Cammino di Santiago. Chi non conosce il Cammino di Santiago è un pellegrinaggio che si fa a piedi, sono circa 800 km. Allora, diciamo, definiamo gli ambiti. Allora, sicuramente non vi faremo camminare oggi, dato il tempo, quindi vi va bene. Sicuramente non vi faremo dire rosario, quindi state tranquilli, siamo pellegrini, ma diciamo che l'aspetto religioso è un aspetto che ognuno coltiva intimamente in se stesso. Noi ci piace parlare di spiritualità. Cosa intendiamo per spiritualità? Intendiamo il rapporto con noi stessi, intendiamo il rapporto con la natura e intendiamo il rapporto con gli altri. Quindi un concetto molto ampio, un concetto soggettivo, dove appunto la religione poi ognuno la sviluppa proprio secondo la propria coscienza. Allora, definirei qualche curiosità. Innanzitutto, siamo qui con Giuliano Mari, autore del libro 1.400.000 passi sulla Via Francigena. Io semplicemente mi limito a fargli delle domande, cercare di metterlo un pochettino in difficoltà, spingendolo a darci quelli che sono degli spaccati di quello che lui ha vissuto in un cammino che dal Gran San Bernardo ha fatto fino a Roma, 950 km fatti tutti a piedi. Io sono responsabile della comunicazione di un'associazione che si chiama per l'appunto Camminando sulla Via Francigena. Allora, entriamo nel merito del libro, però prima una curiosità, perché sennò poi magari durante la presentazione sfugge. Allora, per gli amici, Giuliano Mari si chiama Zio Buio. Sì. Vogliamo spiegare perché ti chiami Zio Buio? Allora, se voi mi fate la cortesia di chiudere gli occhi per un attimo, li vedo se li tenete aperti, Tenete chiusi gli occhi ancora un attimo, ancora un minuto. Ecco, potete aprire. Naso rosso. Sì. Allora, io mi chiamo Giuliano Mari nella vita normale, ma nell'ambito della clown terapia il mio nome è Zio Buio. Io sono uno di quelle persone che vanno negli ospedali oppure nelle case di riposo e cercano di cambiare l'atmosfera, cambiare in positivo l'atmosfera che c'è nelle stanze degli ospedali. E quindi e questo è il motivo per cui tutti o quasi tutti mi chiamano Zio Buio, ed è una cosa che mi piace. Quando la gente mi chiama Zio Buio è una cosa che mi piace, perché vuol dire che hanno accettato questa cosa e c'è un feeling particolare tra di noi. Per il momento lo tolgo perché sennò non rispondo più. Allora, nel tuo libro citi una frase che dice: camminare accentua la differenza tra l'essenziale ed il superfluo, visto che il peso di ogni essenziale dovrà poi essere portato sulle spalle. Sì. Poi ne cito un'altra e dici: quando si torna da un cammino non si è mai uguali a quando si è partiti. Sì. Ci vuoi spiegare la tua esperienza? Sì, spiego. Grazie. Allora spiego. Allora, quando a me camminare ha insegnato molte cose. Prima di tutto volevo dire che cosa intendo io per camminare. Perché c'è muoversi, ci sono tanti modi di muoversi, no? Se io esco di casa e vado nel box per prendere la macchina, oppure
vado lungo la strada perché la mia macchina è laggiù, quello non è camminare secondo me, quello è spostarsi, mi sposto da un posto all'altro per prendere l'automobile per andare dove devo andare. E quando posteggio la macchina cerco di posteggiarla il sempre più vicino possibile al portone di casa, così almeno cammino poco, no? Questo è spostarsi. Camminare per me, per noi, è un'altra cosa. Camminare con la C maiuscola vuol dire decidere di alzarsi un bel giorno da quel benedetto divano dove siamo sbragati con in mano il telecomando, no? Vuol dire alzarsi da quel divano, divano vuol dire tante cose, dalle abitudini, dalla... alzarsi e mettersi un paio di scarpe comode e mettersi sulle spalle uno zaino con dentro quello che serve. Che cos'è che serve però? La domanda è importante perché, come ho scritto lì, ogni cosa ha un peso. E poi io questo peso me lo devo portare sulle spalle. Se decido che questo lo devo portare e pesa un netto e faccio, come ho fatto lì, 1.400.000 passi, vuol dire che per 1.400.000 volte io questo coso l'ho spostato. E alla fine è come se avessi spostato una corazzata. Quindi è importante cercare di capire che cosa sono le cose che servono. Ma io all'inizio non lo sapevo che cos'è che serviva, no? E allora cosa ho fatto? Quando ho iniziato a camminare, a preparare lo zaino, io ho messo sopra al letto, ho sparpagliato tutte le cose che pensavo potessero essere utili da portare via, ma ho messo lì proprio tutto. Allora avevo i capelli, ho messo lì anche un piccolo phon perché magari mi serve per asciugarmi. Ho messo tutto. Dopodiché ho deciso di vedere cos'era che mi serviva di più, qual era, poteva essere l'essenziale, le cose che sì, vabbè, diciamo utili, e quelle che proprio non servivano a niente, che erano solo un peso, no? E quindi ho fatto questi tre mucchietti, e nel primo mucchietto le cose essenziali ho messo quelle senza le quali non sarei riuscito a fare neanche un passo. Se non mettevo le scarpe o gli scarponcini non potevo camminare, se non avevo le mappe non sapevo dove andare, quindi l'essenziale. Poi ho fatto un altro mucchietto dove ho messo le cose che potevano essere utili, magari, che ne so, un piccolo libro, oltre alle guide, un qualche cosa che mi potesse essere utile così per... E poi ho messo il phon famoso, non mi serviva, anche perché i capelli non ce li avevo più, non mi serviva a portare questo, no? E quindi poi dentro lo zaino ho messo tutte le cose essenziali, ho messo una cosa utile perché così poteva essere interessante, e ho lasciato a casa tutto quello che era superfluo, quindi essenziale, utile e superfluo. Quando io, e qui è l'insegnamento che il cammino mi ha dato, perché questo modo di ragionare, come preparare lo zaino, poi è diventato un qualche cosa che è diventato una mia forma mentis, cioè è diventato un mio modo di pensare. E quando allora lavoravo ancora, adesso sono in pensione, ma quando allora lavoravo ancora, questo modo di pensare mi è tornato utile, perché quando ero in ufficio e arrivava una telefonata di uno che spingeva, automaticamente il mio cervello si era abituato a pensare: ma questo qua è un essenziale, cioè è uno che devo stargli dietro, perché poi alla fine faremo un affare, combineremo, costruiremo qualche cosa, e allora devo impegnarmi, devo dedicare del tempo. Oppure è uno che è qua solamente per farmi perdere tempo, non sa cosa fare lui e cerca di fare perdere tempo anche a me. E allora di conseguenza mi regolavo e con quello che sentivo doveva essere qualcuno importante, investivo il mio tempo e si portava a casa il lavoro per tutta l'azienda. Con quelli che invece davano l'idea di non avere niente in testa, di voler far perdere solo tempo superflui, allora lì grazie, ci sentiamo domani, dopodomani, e si chiudeva. E quindi questa è una delle cose secondo me importanti che il camminare mi ha insegnato. Poi l'altra cosa è che quando si fa un cammino, quando si torna non si è mai uguale a quando si è partiti. E questa è un'altra cosa estremamente vera. È vera perché noi che abbiamo camminato lo abbiamo provato sulla nostra pelle. Nel senso che quando si parte ci sono delle paure, inutile negare, paure dalle più semplici: ma pioverà, mi bagnerò, cosa succederà, oppure troverò dove fermarmi, che gente incontrerò, cosa succederà.
il partire e vedere che tutte queste paure alla fine si possono risolvere, perché tante volte noi ci creiamo delle paure che sono più grandi di quelle che sono veramente reali. Se piove, vabbè, mi fermerò da qualche parte, non è che può piovere per un mese intero. Dopo un po' smetterà e io ricomincerò ad andare in giro e sarò asciutto e si respirerà anche un'aria migliore, magari più fresca. Quindi quando si torna da un cammino e nel nostro piccolo si sono superate queste difficoltà, è una bella, secondo me, è un bel mattoncino che si mette lì, è una bella, come dicevano i vecchi, è una gerla di fieno che si mette in cascina, perché la nostra autostima in qualche modo è un pochino aumentata, perché ci siamo misurati con delle difficoltà, siamo riusciti a superare queste difficoltà e alla fine possiamo anche dirci, vabbè, non è male, sei stato bravo. Quindi quando, secondo me, quando si torna dopo aver fatto un cammino, si è cambiati perché si è riusciti a forse anche ad aprire un attimino di più la mente, a conoscere qualche cosa in più, e conoscere, secondo me, vuol dire crescere. E quindi è vero quello che ho scritto, lo confermo. Quando si torna da un cammino si è cambiati in meglio. Ecco, ma quando uno pensa di fare un cammino di 800-900 chilometri, lo pianifica prima o è un progetto, un'idea, un qualcosa che è nato all'improvviso? Ti ricordi il momento in cui ti sei detto adesso prendo, parto e faccio la Francigena? Cioè, ci puoi raccontare, se ti ricordi, sì, come è nato questa idea? Ma sì, è un ricordo. Allora, a me è sempre piaciuto andare in giro. Ho fatto un lavoro che fortunatamente mi ha permesso di andare di girare un po' tutto il mondo. Ero il responsabile commerciale di un'azienda che produce delle macchine utensili, e quindi il mio lavoro era quello di viaggiare per trovare clienti, conoscere i mercati. E quindi mi piace andare in giro, mi piace viaggiare, e prima di diventare un camminatore sono stato anche motociclista, proprio perché l'andare in giro, il viaggiare, era una cosa che mi ha sempre affascinato. Quindi con la moto ne ho fatte di tutti i colori, sono andato un po' dappertutto. Poi però mi sono reso conto di una cosa, perché nella vita si cambia, no? Mi sono reso conto che quando andavo in moto era bello, però tutto quello che passava io non riuscivo a vederlo, perché era troppo veloce la cosa, quindi perdevo i dettagli, perdevo certi profumi, perdevo certe cose. E quindi dalla velocità della moto ho deciso di cambiare, di andare alla velocità dei piedi, quello che potevano permettermi le mie gambe. E quello che ho trovato è stato estremamente bello ed interessante, perché la voglia di vedere, di conoscere, e il profondo amore che io ho per il mio paese, per l'Italia, perché questa è una cosa che io voglio sottolineare, la combinazione di queste due cose mi hanno fatto pensare che per conoscere veramente bene una regione, un posto, una nazione, il modo migliore, sono arrivato alla conclusione che è quello di camminarci dentro, cioè di calpestare le strade del posto dove si va, e lasciare anche che le strade e la gente che si conosce entrino dentro di noi. E per me è stata una scoperta meravigliosa. Quando ci si alza dal famoso divano per andare a fare un cammino, noi siamo 60 milioni in Italia. Se 60 milioni di italiani decidessero di andare a fare un cammino, ognuno avrebbe la sua motivazione, perché la motivazione è importante, non si fa niente senza motivazione. Se devo andare a fare la pipì, mi alzo di qui e vado là perché ho un bisogno. La motivazione per camminare, le motivazioni per camminare sono tantissime, e ognuno ha la sua e ognuno è rispettabile. C'è chi lo fa per motivi religiosi, benissimo. C'è chi lo fa per motivi spirituali, che è un po' diverso dai motivi religiosi. Il motivo spirituale potrebbe essere anche quello di dedicare del tempo a se stesso, tenendo per un momento lontano i problemi di lavoro e di tutto, dedicare del tempo a se stessi per conoscersi, per vedere come si è.
La mia motivazione è stata proprio quella di essere innamorato del mio paese e di volerlo conoscere non leggendo i libri di geografia o le guide o le cose, ma conoscerlo fisicamente, andando in giro, fermandomi alla sera a mangiare nelle osterie con le tovaglie a quadri come piace a me, fermandomi a chiacchierare con le persone, vedendo di persona quello che magari prima ero andato a vedere che c'era su qualche libro. E questo mi ha dato, e il mio paese mi ha ripagato in maniera incredibile, perché mi sono reso conto che il nostro paese è un paese meraviglioso, che non è quello che si vede alla televisione e che si legge sui giornali. Saremmo veramente rovinati se fosse così. Il mio paese, il nostro paese, è un paese fatto di persone come noi, che si alzano tutte le mattine, vanno a lavorare, che fanno, si fanno una bella testa così. E malgrado qualcuno di noi, tra virgolette, cerchi di fargli un male incredibile al nostro paese, il nostro paese è talmente forte che riesce a superare e non si fa rovinare più di tanto. Ecco, questa è la motivazione per la quale io un bel giorno ho deciso di mettermi quei famosi scarponi, di cacciare dentro lo zaino le mie cose essenziali e di andare fino in cima all'ospizio del Gran San Bernardo a 2740 e dispari metri e di lì iniziare un cammino che è durato 40 giorni. Ho attraversato 7 regioni, belle anche queste dal punto di vista geografico, perché la Val d'Aosta è bellissima per le montagne che ha. Quando si scende dalla Val d'Aosta si attraversa la pianura. La pianura, farla in macchina è un conto, ma farla a piedi, quei dirizzoni che ci sono, dove si hanno solamente le risaie da una parte e dall'altra, e dove ci sono solamente certi uccelli che fanno dei versi strani, e qualche volta uno dice, ma questo uccello qua sta parlando a me, lo guardi, ti gira intorno, e arrivi alla sera, e poi arrivi al Po, e passi il Po come lo passavano 900 anni fa, i pellegrini, si passa nello stesso posto, si attraversa il Po nello stesso posto, solo che allora magari c'era una barchetta a remi e ci mettevano, adesso c'è una persona simpatica che fa il servizio taxi per i pellegrini, c'è scritto taxi per i pellegrini, si va su questa barchina, si scende per 4 km, si arriva a Piacenza, dopo di lì cambia ancora il paesaggio, perché lì comincia l'Appennino, si comincia a salire, si va sulla Cisa e quando uno va dall'altra parte della Cisa sente già il profumo del mare, cambia tutto completamente, ma cambiano le piante, cioè di qua ci sono queste piante qui, dall'altra parte si trovano i pini mediterranei, si sente l'odore della resina e si scende giù e si entra in una delle regioni che per me sono più belle, senza togliere niente alle altre, si attraversa la Toscana, posti che basta solamente dire Lucca, San Miniato. Io a San Miniato ho dormito in un convento che è stato fondato nel 1500 e che ho mangiato in un refettorio dove c'era posto per probabilmente 80 persone, perché forse allora i monaci erano così tanti. Adesso invece ho mangiato insieme a 5 monaci che vivono lì e ho dormito in una camerina bellissima che guardava sul chiostro, un chiostro del 500. Da San Miniato ho attraversato in una giornata bellissima, una delle tappe più belle, si arriva fino a Gambassi Terme ed è una tappa tutta fatta in mezzo alla natura, ci sono quei rotoloni di fieno, le colline sono tutte gialle perché il fieno ormai era tagliato e in fondo ci sono quei cipressi che sembrano quelle cartoline che ci sono sulle cose dell'ente turismo, no, esiste veramente, non sono finte quelle cose, alzatevi dal divano e andate a vederle. E poi si arriva in quello che secondo me è il salotto buono d'Italia, Siena. Io sono innamorato di questa città, amo Milano profondamente, non riesco a stare lontano da Milano più di tanto, però se non fossi nato a Milano mi avessero detto dove, a me sarebbe piaciuto nascere lì, perché lì c'è proprio la gente che si è impossessata della città,
le contrade, quando nasce un bambino viene presentato al capitano della contrada e poi questo bambino viene seguito sempre dall'asilo alle scuole, fa parte di un tessuto connettivo. Quando il territorio è occupato dalle persone come noi, i mariuoli non ci sono, perché tutti ci si guarda, tutti ci si riconosce e loro non hanno possibilità. Non si tratta, non c'è la polizia, non servono i carabinieri, non serve. Serve essere presenti, serve essere presenti. E dopo di lì si scende giù e inizia un'altra cosa meravigliosa, tutta la Val d'Orcia, splendida, spettacolare, si passa per Vignoni e per Bagni Avignoni. Bagni Avignoni è un paese meraviglioso e la piazza è una piazza quadrata e invece di esserci il selciato c'è una fonte termale, cioè c'è l'acqua calda e la piazza del paese è così. Ecco, la signora ride perché sa che è così. In quella fonte ci si sono immersi in tempi separati e differenti il Lorenzo de' Medici e Santa Caterina da Siena. Ma gli americani c'hanno tanto da dire, ma queste cose loro, noi le abbiamo, ma perché non dobbiamo andare a vederle? Perché non dobbiamo metterci quattro cose nello zaino e andarle a vedere? Dopo di lì si arriva giù, si passa il confine con la Sivara di Cofani, che è un altro posto bellissimo, è un cucuzzolo che si vede in lontananza, lo si vede lontano 30 chilometri, sembra lì. Ma sti 30 chilometri non passano mai, ma mai, ma mai, ma mai. Però quando si arriva su, si è accolti in un ostello meraviglioso, c'è gente che ti offre dell'acqua fresca, che ti offre da mangiare, che ha voglia di sentirti raccontare quello che vuoi raccontare, e dopodiché il giorno dopo si riparte e si entra nel Lazio, e anche qui cambia tutto, cambia la morfologia del paesaggio, cambiano le persone, si sente il dialetto che è diverso, si comincia a vedere anche, quando si scavalla il Monte Mario, c'è una piccola, uno spiazzo, no? E da lì per la prima volta si vede il riferimento, cioè si vede il cupolone di San Pietro e uno capisce che per fortuna o purtroppo il cammino sta finendo, perché per fortuna vuol dire che siamo riusciti ad arrivare dove volevamo arrivare, purtroppo perché ci si ammala di cammino e uno vorrebbe continuare e andare ancora a vedere che cosa succede, però si arriva e allora si arriva a casa. E poi si passa l'estate a dire, bah sì, è stato bello, però hanno fatto troppo, adesso basta, non voglio più camminare, ne ho fatte fin troppo. Arriva l'autunno, i lessi, i bolliti, le salsine. Poi verso dicembre, gennaio, uno comincia a riguardare i suoi libri, comincia ad andare a cercare su internet, a dire, però insomma le scarpe sono ancora buone, se faccio un po' di strada ancora non è male. E allora succede che ci si rimette in pista e si ricomincia a camminare. E io questa malattia auguro a tutti voi di ammalarvi di questa malattia, perché non sapete quanto bene vi fa o quanto bene vi potrebbe fare, ma tanto, ma tanto, ma tanto, facendo la cosa più semplice che c'è, camminare. I bambini imparano a camminare prima di parlare, era una cosa che avevo notato e dicevo, ma chissà com'è sta storia. Poi la verità mi è venuta, certe cose, certe volte certe risposte arrivano immediate, no? Perché camminano prima di parlare? E certo, se non sono andati da nessuna parte, non hanno visto niente, cosa vuoi che ti raccontino? Quindi prima camminano, poi vanno dalla mamma, mamma, papà, papà, perché hanno visto che in cucina c'è pronta la loro pappa. Camminare è la cosa più naturale ancora di parlare, quindi io vi auguro veramente che voi vi ammaliate, ma in maniera terribile, della voglia di camminare. Grazie. Infatti tu dici, camminare qui vuol dire avere come tetto il cappello e come casa lo zaino, ma esiste anche uno spettacolare rovescio della medaglia. Camminare sulla via Francigena vuol dire anche entrare, attraversare città medievali, borghi meravigliosi e vederli da lontano avvicinarsi lentamente, come successe a chi li abitò più di 1000 anni fa. Tu ci hai raccontato
cosa significa camminare e le regioni che attraversi, ma ci puoi raccontare come si svolge la giornata di un pellegrino? Da quando uno si alza, quando uno va a letto, allora, compresi i rituali che uno poi impara sul cammino. Allora, io non so voi che idea vi siate fatti della, di come deve essere un pellegrino, perché si pensa, cioè la maggior parte pensa a persone molto esili e macciate che vivono quasi solamente di testa spiritualmente, che ci sono naturalmente anche questi, però io appartengo a un'altra categoria di pellegrini. Io non riesco ad alzarmi molto presto alla mattina quando cammino. C'è gente che si alza anche alle 5, alle 6 e si mette a camminare perché dice che così evita di prendere il caldo e di trovare molta gente. A me il caldo non fa paura e alla sera, mentre di giorno preferisco camminare da sola, alla sera se trovo qualcuno con cui raccontarla su mi fa anche piacere, tirar tardi e bere un bicchiere di vino insieme non ha mai fatto male a nessuno. Quindi già io sono un po' anomalo perché quando sono nei posti, negli ostelli dove si dorme, io sono sempre l'ultimo, quello che chiude la porta e che se ne va via dopo. Quindi comincio a camminare intorno alle 8:30, così, ma non cammino mai se non ho fatto una buona colazione prima, perché il camminare prevede che ci sia della benzina dentro, no? Quindi una bella colazione fatta con una... E la cosa meravigliosa è che a quell'ora nei posti c'è proprio, non so se vi è capitato, si passa davanti ai bar e c'è quel profumo di brioche, quel profumo di caffè che viene fuori perché è il momento in cui si fanno queste cose, no? E allora, come un po' nei cartoni animati, io mi lascio portare da dove arriva il profumo, vado dentro e mi faccio la mia bella colazione. Intanto tutti mi guardano, perché chi dove va questo piccolo zaino? Quindi faccio la mia bella colazione e poi parto e faccio i miei chilometri. A mezzogiorno non mangio mai, perché se mangio a mezzogiorno poi a me viene sonno, mi fermo, mi metto sotto una pianta e non mi alzo più. Però d'estate ci sono delle gelaterie fantastiche, noi siamo un paese che è famoso per il gelato, no? E quindi quelle belle coppe di gelato, cioccolato e panna, a me piace moltissimo, con sopra magari anche una ciliegina. Mangio questa cosa e intanto sto lì, mi riposo un po', faccio qualche cosa. Poi nel pomeriggio, più o meno all'ora che ho detto, tra le 3, le 2, le 3, arrivo dove devo arrivare e devo dire che negli ultimi tempi, anche per merito della nostra associazione, soprattutto di Alessandro e di Cristina, gli ostelli, i punti tappa, sono diventati più numerosi. Sono dei posti tenuti da persone competenti che sanno come si accoglie un pellegrino, sanno quello che il pellegrino ha bisogno, che non sono tante cose, ha bisogno di una doccia con acqua possibilmente calda, pulita, e di una branda. Se poi non ci sono le lenzuola non è un problema, perché di solito noi abbiamo il nostro sacco a pelo, il nostro sacco tenda. Sono queste le cose che servono, ma sono solo queste. È inutile che facciano qualche furbo prenda i soldi dalla comunità, dall'Europa per la Francigena e faccia il parcheggio via Francigena, perché ho visto anche questo, no? Ma questa è tutta un'altra cosa, non ci interessa. Quindi arrivo dove devo arrivare, è fondamentale, visto che si sta via un mese, uno non può portare tutto quello che gli serve per un mese, tutta biancheria che serve per un mese, quindi si va via con delle magliette, degli indumenti tecnici facili ad asciugare. Quando si arriva, la prima cosa che si fa, si lavano, si fa un bucato, si stende il bucatino, è bello, c'è l'acqua fresca, ci si fa una bella doccia. Io non mi pettino, non ho questo problema, però ci si mette un po' a posto, dopodiché ci si può bene rilassare per un bel po', e la doccia, secondo me la doccia che c'è negli ostelli è una doccia miracolosa. Io ho rivalutato il potere che ha la doccia. La doccia, tu arrivi che sei morto, stanco, sudato, impastato, fai la doccia, vieni fuori, ti sembra di essere un'altra persona, ero lasciato dentro qualche chilometro, qualche anno, no? Poi ti rilassi un po' e poi, se capiti in un posto di quelli che ho detto prima, non è pensabile per me che poi sto lì,
prendo e magari ho fatto già 25, 26, 27 km, ma vado a vedere, no? Se sono a Siena, se sono a San Gimignano, non posso non andare a vedere come sono fatte le torri, non posso andare a vedere la piazza della Cisterna, non posso andare a vedere, cioè non posso, quindi prendo, vado in giro e andando in giro così, casualmente, chissà com'è, trovo sempre un posto dove andare a mangiare alla sera, di quelli giusti, di quelli proprio, non proprio sul corso principale, magari un po' dentro, poi si chiede, quelle belle trattorie con le tovaglie a quadri dove tu sei lì che mangi, poi l'oste viene lì, ti fa delle domande perché ti vede che sei abbronzato come un... Io dico che quando vado in giro sono abbronzato come gli orsetti lavatori, al contrario, in negativo, no? Perché qua sono tutto bianco per gli occhiali, però tutta la pelata è tutta nera. E allora la gente mi vede, magari l'oste viene e dice, ma lei cosa fate? E poi è facile attaccare il discorso. A me è successo, a me piace moltissimo, che dopo che tutti gli altri se ne sono andati via, l'oste viene, l'oste, cioè quello che è il padrone, il cameriere, viene lì, si siede lì con me e stiamo lì a raccontarci le cose. E si tira tardi, ma mica tanto tardi, perché dopo aver fatto una giornata di questo tipo si è belli stanchi. Però è una stanchezza sana, perché è una stanchezza fisica, e la stanchezza fisica con un bel sonno, la mattina uno si alza, è bello fresco e riposato come prima, è diversa dalla stanchezza che si ha in città, quando per un sacco di motivi che noi sappiamo tutti, la stanchezza è una stanchezza di testa, che non, tante volte non si riesce a vincere facendo una bella dormita. Quindi si tira tardi, ma mica tanto, perché si è stanchi, si va a dormire e la mattina dopo mi sveglio perché tutti gli altri che partono prima fanno un po' di rumore, si mettono tutto quello che devono mettere, se ne vanno, io sto lì ancora un po' e poi ricomincio un'altra volta. Questa è una giornata tipo di quelle che possono capitare, a meno che poi non ci siano delle cose particolari o delle... Però direi che questo è quello che succede, che mi succede quando mi metto a camminare. Ecco, esatto, lui diceva, a meno che non esistano cose particolari, e in un passaggio del suo libro scrive: sono solo, al secondo piano c'è anche una lavatrice, decido che i miei pantaloni, che hanno visto la neve del Gran San Bernardo, le risaie della pianura e le acque del Po, e che stanno quasi in piedi da soli, hanno bisogno di una bella lavata. Non ho mai usato una lavatrice in vita mia e confesso che ho qualche timore di non rivedere più i miei amati pantaloni. Ciononostante, li introduco nella macchina, aggiungo un po' di detersivo e scelgo a caso il programma medio. Apparentemente tutto funziona, l'aggeggio si mette in moto, ma io sono sempre più preoccupato. Ogni tanto guardo attraverso lo blò i miei pantaloni che girano e rigirano avvolti nella schiuma. Dopo un'oretta, credo che il ciclo di lavaggio sia terminato perché la macchina è ferma e mi sbircia maligna con una spia rossa accesa. Sono tutti contenti e intanto vanno a prendere la loro roba da lavare. Io tento di aprire l'oblò e tutti i miei timori si concretizzano. Il portello non si apre, i miei pantaloni sono imprigionati lì dentro e io dovrò continuare il mio cammino in mutande. Ecco, come ha imparato a usare la lavatrice e soprattutto come sei arrivato. Sì, no. No, questo è mi piace che tu abbia letto una cosa del genere, perché nel mio libro io ho cercato di dire esattamente le cose che mi sono successe, e tra le cose che mi sono successe ci sono cose serie, cose meno serie, cose che fanno ridere come questa qua. Cioè, io ho scritto questa cosa dopo, ma nel momento in cui io ho messo le mie braghe, che veramente stavano in piedi da sole, perché quando ho messo queste braghe dentro la lavatrice, ho messo dentro quello che vedevo fare da mia moglie e ho schisciato sto bouton, io speravo che si aprisse, ma non, chi lo sapeva che la lavatrice si apre dopo che ha finito il ciclo, si apre dopo 30, dopo un minuto, due minuti, tre minuti, io non lo sapevo. Sì, grazie, adesso che lo so è facile, ma allora io mi vedevo lì, chissà adesso quando si apre, stavo pensando di staccarla, di far di tutto, perché non sarei andato in mutande, avevo un altro paio solo di pantaloni ed ero a Piacenza, ce n'era ancora di strada da fare.
Quindi è stato divertente, ma nel mio libro, chi lo avrà la bontà di prenderlo, di leggerlo, di fare, si accorgerà che ci sono 40 tappe, ma sono 40 piccole storielle di vita vissuta, di quello che mi è capitato. Alcune cose le ho raccontate, il mio gusto di arrivare a Siena, il fatto per esempio di aver incontrato una persona. Io stavo camminando dalle parti di Groppello Cairoli, ero in mezzo alla campagna e stavo camminando col mio zaino. A un certo momento, la giornata era una mattina bella, fresca, si camminava bene. E a un certo momento vedo che mi raggiunge uno che fa footing, no? Jogging, mi affianca, mi guarda e mi fa: te sei pellegrino? E io, vabbè, chissà come ha fatto a capirlo, in mezzo alla campagna, con gli scarponi e uno zaino in spalla. Gli ho detto: sì, va bene, sono un pellegrino, sono un pellegrino. E fa: ma posso farti qualche domanda? Posso chiederti qualcosa? Vabbè, tanto andiamo dalla stessa parte, va bene. E lui mi fa: ma le solite, poi sono domande che si ripetono, ma perché fai questo, ma come mai, ma da quanto tempo stai camminando, dove vuoi andare, quanti chilometri fai, è un filo conduttore, le domande sono sempre le stesse, però cambia l'accento, cambia il dialetto, perché in Val d'Aosta ti dice: oh, a Roma quando vai, che fai, quando fai, però le domande sono sempre quelle. E allora io ho risposto: sì, no, faccio questo per questo motivo, questo e questo e questo. E lui mi guardava e a un certo momento mi ha detto: posso fare una preghiera per te? Io tutto mi aspettavo che uno mi dicesse: posso dire una preghiera per te? Una preghiera non si rifiuta mai, assolutamente. E io gli ho detto: sì, certo, con piacere. Allora lui mi ha messo una mano sulla spalla e ha detto poche parole. Lui pregava il Padre Eterno che avesse un occhio di riguardo per me e che mi proteggesse per tutti i chilometri che io dovevo ancora fare. Poi mi ha stretto la mano. E ho detto: ma mi fa piacere, senta, ma lei, reverendo, ma come mai fa anche footing? E lui mi guarda e fa: ma io non sono un prete. E io sono rimasto un attimo: ma come mai lei mi dice, io ho pensato che lei fosse un prete. E lui mi ha detto: ma guardi, io sono un imprenditore, ho un'azienda che devo dire va anche bene, ho una famiglia bellissima, una moglie e dei figli. E lei mi dice: ma tu mi devi spiegare per quale motivo tu devi pensare che uno che ti vuole dire qualcosa di buono, che vuol fare una preghiera, perché debba essere un prete? Io non sono un prete, non mi è mai venuto neanche per l'anticamera del cervello di diventare un prete, però quando ti ho visto che andavi ho pensato che anche a me sarebbe piaciuto fare una cosa del genere, e ho pensato che a me sarebbe piaciuto che qualcuno mi fermasse e mi dicesse una cosa del genere, e allora l'ho fatto con te. Che meraviglia, è una meraviglia. Queste sono le scoperte che si fanno andando in giro a piedi, perché se io da quel posto lì ci fossi passato in macchina, che là che il cureva, ma chi è che lo vedeva? Chi ne sapeva? Chi sapeva di queste cose? Ecco, queste sono le cose e questi sono gli episodi, adesso non ve ne dico più perché sennò il libro non lo comprate più, ve li ho raccontati tutti io. Però questi sono gli episodi che io ho messo dentro questo libro e sono cose, ripeto, sono cose serie, sono cose meno serie, sono cose divertenti, sono cose anche tristi, ci sono un paio di cose che mi hanno toccato molto tristi che sono successe a persone che io conoscevo. Mentre trovo del mondo... È stato un piacere conoscerti. Buona giornata. Grazie. Mentre sul,
sulla frase il camminare nel mondo esteriore col passare degli anni diventa difficile e faticoso, mentre il camminare nel mondo dell'anima non ha fine e può durare per tutta la vita. Cosa intendi? Allora, mi riallaccio un po' anche a quello che avevo detto prima. Camminare è il camminare fisico, e il camminare fisico con gli anni può diventare pesante, cioè certe cose uno o non ha più voglia di fare, non ha più stimoli, o proprio fisicamente diventa pesante di poterlo fare. Però il camminare fisicamente a me ha permesso di camminare anche dentro la mia anima o dentro l'anima delle persone che ho incontrato, perché quando si parla con la gente, ci si conosce, si cammina nell'anima della gente. L'abituarsi e il prendere il gusto di parlare con la gente, di camminare dentro l'anima della gente, invece è un qualche cosa che si può fare per sempre, per tutta la vita. Non ci sono impedimenti fisici che impediscano alla gente di avere il gusto di parlare con qualcuno, di confrontarsi di arricchirsi, perché conoscere la gente vuol dire allargare la propria mentalità e quindi crescere, quindi non c'è limite di tempo per questo. Poi nella presentazione che abbiamo fatto ieri sera tu hai detto esistono diversi modi di camminare, quindi io posso camminare su una strada, però poi riallacciandosi all'attività che tu svolgi, quindi la clown terapia, tu dici esiste anche un altro modo che io ho scoperto di camminare, che è nelle corsie di ospedale. Quindi fondamentalmente il cammino diventa una costante, che non è solo una costante, diciamo, del percorrere un tracciato, ma esiste comunque una costante che, se fatta con una certa consapevolezza, ci porta anche a camminare in situazioni magari dove c'è richiesto di dare anche un contributo nostro. Vuoi parlarci un po' di quello che tu fai nelle corsie degli ospedali, che poi sarà anche oggetto della promozione di questo libro? Allora, io ho da un po' di tempo pensavo di fare qualche cosa nel campo del volontariato, perché per le mie idee pensavo che fosse giusto, però lavorando, e soprattutto lavorando in un'azienda fuori Milano, diventava difficile, perché io uscivo la mattina alle 7, tornavo a casa la sera alle 8 e anche oltre, e quindi trovavo piuttosto complicato riuscire a fare una cosa fatta bene, perché se decido di fare una cosa mi piace farla bene, e non avevo il tempo da dedicare a questa cosa. Poi quando sono andato in pensione sono trovato a disposizione un'enormità di tempo, e allora ho pensato che forse era il momento. Quindi un giorno, andando a curiosare su internet, ho trovato questo Dutour Clown. Io mi piace il dialetto milanese, Dutour Clown, ma vuoi vedere? Andiamo a vedere cos'è. E ho scoperto questa associazione di clown terapia. È un'associazione che esiste a livello nazionale, e in Italia è presente in 52 città. E quindi ho deciso di fare, ho preso contatto e sono diventato un clown di corsia. E diventando clown di corsia mi sono accorto che le mie due passioni, cioè quella che ho sempre avuto di camminare e quella nuova di fare il clown di corsia, avevano molti punti in comune. Molti punti in comune, perché io considero la vita come un libro, no? Un libro, e questo libro è fatto di tante pagine, e su ogni pagina ci vive ognuno di noi, cioè io ho la mia pagina e sulla mia pagina scrivo della mia famiglia, dei miei affetti, dei miei interessi, il mio lavoro, le mie cose, e la mia pagina l'ho costruita io, mi dà sicurezza, e quella è. Ognuno di noi ha la sua. Ognuno di noi scrive sulla propria pagina quella che è la propria vita. Però nelle altre pagine che cosa c'è scritto? Chi ci vive? Che mondi ci sono? Qualche volta ci viene anche voglia di sbirciare un po', no? La curiosità ci prende, ma chissà, boh, di là cosa c'è, chi va? E però tante volte la paura il salto nel vuoto, l'ignoto, non si sa chi c'è dall'altra parte, ci frena questa paura, e allora rimaniamo lì, viviamo sulla nostra pagina, e lì va bene, ci dà sicurezza. Però nel momento in cui
io decido di andare a camminare nelle corsie degli ospedali, oppure decido di mettermi quegli famosi scarponi, lo zaino e andare per i sentieri antichi, lì, per forza, sono costretto a uscire dalla mia pagina e a entrare nelle pagine di persone che scrivono la propria esistenza sulle loro pagine, che però io non avrei mai avuto la possibilità di incontrare e di conoscere se fossi rimasto lì. E quindi questa grossa similitudine che ho trovato nel modo di camminare in questi due ambienti mi ha fatto venire in mente che avrei potuto realizzare qualche cosa mettendo insieme le mie due passioni, la clownterapia e il camminare. Cosa facciamo? Parliamo del progetto. Allora, il progetto... Che poi cercheremo di farci invitare qua un'altra volta, c'è una scusa in realtà, no? Sì. Allora, il progetto nuovo di cammino che io ho si chiama Un naso rosso nel sole. E l'ho chiamato così perché proprio è un qualche cosa che combina il camminare con il naso rosso. Proprio per i motivi che ho detto, ci sono molti punti di comune tra questi due modi di camminare. E allora ho deciso, questo progetto è un progetto che prevede di camminare sull'antica via Egnazia. La via Egnazia è una via che i romani costruirono, parte da Durazzo in Albania e attraversa la Macedonia, la Grecia, la Turchia e poi continua in Anatolia e scende giù fino ad arrivare a Gerusalemme. Per motivi che tutti sappiamo guardando il telegiornale, adesso andare fino a Gerusalemme a piedi non ci si può andare perché in Siria sta succedendo quello che sta succedendo. Però il mio progetto è un progetto di cammino che prevede di partire da Durazzo in Albania e camminare per 5 giorni in Albania, 3 giorni in Macedonia, circa 2 settimane in Grecia e una dozzina di giorni in Turchia fino ad arrivare a Istanbul. Ecco, il mio progetto è questo, io prevedo di partire il 21 di maggio e appunto da Durazzo e in circa 40 giorni arrivare fino a Istanbul, cammino. Cosa c'entrano i clown? Io camminerò con le magliette, con il logo dei clown, col naso rosso che voi avete visto, dei clown, per dare visibilità a quelle cose meravigliose che i clown di corsia, non solo quelli della mia associazione, ma che i clown della clownterapia in generale svolgono in maniera totalmente volontaria negli ospedali per cercare di modificare l'ambiente, modificare in positivo l'atmosfera che c'è nelle stanze degli ospedali. Questo è un progetto per il quale ho ottenuto dalla mia associazione la possibilità di usare il naso, di usare il logo dell'associazione e per poter dare questa visibilità. È un progetto che si autofinanzia, cioè la mia associazione non caccia fuori neanche una lira perché per statuto le onlus non possono finanziare queste cose. Quindi io organizzo degli incontri, vendo il mio libro e quello che io faccio è che tutto quello che io ricavo dalla vendita del mio libro lo ributto dentro, lo reinvesto in questo progetto nuovo. Per cui la presentazione cioè la mia voglia di camminare, che fino a questo momento è stata per me solo una soddisfazione personale, adesso è stata convogliata anche nel dare visibilità a un'associazione che fa veramente del bene. Però c'è anche da dire una cosa, che certi progetti nascono e poi si modificano in fase d'opera, no? E io sono oltretutto convinto che nella vita ci sono delle cose che nascono e finiscono, ma quando ne finisce una ne inizia subito un'altra, è sempre così, nasce, finisce, nasce, finisce. Quando io arriverò a Istanbul sarà la fine di una di queste cose che nascono e finiscono, sarà la fine di un cammino fisico.
Però è una tappa solamente, perché poi inizierà un cammino di condivisione e di divulgazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, quando penso che che si fa una cosa bella, penso che questa cosa bella debba essere condivisa con gli altri, si debba far sapere che cosa si è fatto, perché fare un cammino come questo e uscire dalla propria pagina, no? Entrare nelle altre pagine, vuol dire cercare di capire quello che c'è nelle altre pagine. Capire vuol dire conoscere quello che succede dalle altre parti, e conoscere vuol dire crescere. Ora, quando io tornerò da questo viaggio, la cosa che farò sarà quella di organizzare incontri come questo, di partecipare, se ABC Ingagni avrà il piacere di ospitarmi, io verrò per raccontare quello che questo viaggio a me ha dato. Adesso voi mi vedete così, forse tra un paio di mesi io sarò magari così, però di fuori, ma senz'altro dentro sarà cambiato qualche cosa, e a me farà piacere di poter condividere questa cosa con voi, in maniera tale che chi avrà la voglia di farlo potrà magari mettersi in moto e farlo. Chi non lo vorrà fare, non lo potrà fare, però avrà la possibilità di sapere che cosa si può provare per fare una cosa di questo genere. E quindi inizierà questo cammino, questo altro cammino di divulgazione. Prima di fare un esperimento che abbiamo fatto ieri e che ci è piaciuto tanto, ci tenevo a dire questo. Una delle cose che noi camminatori impariamo attraverso la condivisione è che quando si torna dal cammino non si vede più la vita come si vedeva prima. Cambia proprio la prospettiva e il modo di vedere le cose. E molto spesso questo modo di vedere le cose in che cosa si riflette? Si riflette proprio in quello che ha fatto e ha detto Zebuio. Hai una voglia di condividere con gli altri delle esperienze, dei momenti, hai voglia di darti. Ora, tutti sappiamo cosa sta succedendo in questi giorni, no? Quindi c'è gente in Parlamento, sta facendo cosa, destra, sinistra, centro. Ecco, noi fondamentalmente crediamo in una cosa. Noi crediamo che il mondo non cambierà se in Parlamento definiranno un presidente o ci sarà uno schieramento o un altro. Noi pensiamo che il mondo inizierà a cambiare quando noi cominceremo ognuno a dare un piccolo contributo al mondo che ci sta attorno. Il mondo che ci sta attorno non è il mondo dei giornali, delle televisioni. Il mondo che ci sta attorno è il mondo fatto dalle 20-30 persone che tutti i giorni incontriamo. Quindi dobbiamo essere un po' più attenti a quello che ci sta capitando, dobbiamo lamentarci di meno, aprire gli occhi e renderci conto che un euro, un sorriso, una mano, un aiuto, una parola può fare tanto. E questa non è utopia, perché comunque l'utopia è quello che ti fa dire sì, ma tanto questa cosa non si realizzerà mai. Invece questo è un granello di sabbia, e un granello di sabbia messo da ogni persona fa le montagne. Quindi noi crediamo che oggi sia arrivato il momento di ognuno assumersi la responsabilità del momento in cui siamo e cominciare a fare qualcosa, ognuno con le capacità che ha, con le possibilità economiche. Può essere un aspetto economico, può essere un aspetto pratico, può essere anche un sorriso, però dobbiamo tenere presente che se vogliamo che il mondo cambi dobbiamo cambiare noi, perché se no altrimenti il mondo non cambia. Quindi io ringrazio in questo momento Zio Buio, ho avuto il privilegio di conoscerlo per la Via Francigena. Io ritengo che questo libro sia un libro fondamentale per la Via Francigena da camminatore, ma ancora di più oggi ritengo che questo libro sia fondamentale, perché è un messaggio, e il messaggio è: c'è sempre un modo diverso di vedere le cose in un mondo in cui la televisione e i giornali ci dicono che invece è univoco, esiste solo una direzione. C'è sempre un modo diverso di vedere le cose. Ieri abbiamo fatto un piccolo esperimento che vorremmo fare qua con voi, dura qualche minuto. Vi chiediamo di immaginarvi seduti nella vostra poltrona con in mano il telecomando del vostro televisore. Che è la televisione di voi? Io non ce l'ho. Da 10 anni e la mia vita è cambiata. Quindi immaginate di essere davanti al televisore, sulla vostra poltrona, camera e della comoda di casa, del soggiorno, e cominciate a scorrere i titoli, quindi omicidi, Sky, calcio, politica, insomma ne stanno succedendo veramente di tutti i colori. Ad un certo punto
succede un qualcosa. Vi chiedo di chiudere gli occhi solo un secondo. Che bello. Ecco, voi trovate un canale, questo è il canale. Ho fatto questo viaggio per un atto di amore. Amo di un amore profondo la mia terra e la gente che ci vive. Un amore che mi fa dare un grande valore alle piccole cose che ogni giorno puoi trovare camminando per la strada. Sono stato testimone diretto di quanto la gente possa essere disponibile. Ho apprezzato i piccoli gesti gentili di cui sono stato fatto oggetto. L'offerta di una bottiglia d'acqua quando faceva caldo, la disponibilità a starmi ad ascoltare quando avevo voglia di scambiare quattro chiacchiere dopo giorni e giorni che non parlavo con nessuno, la voglia di rendersi utile quando chiedevo a qualcuno un'informazione per la strada. Giuliano ha scritto questo libro perché è profondamente innamorato della nostra terra e delle persone. Non tutte le persone saranno persone valide, ce ne sono un piccolo gruppo che probabilmente sta remando contro, ma è una piccola minoranza fortunatamente. La maggior parte delle persone, le persone che lui descrive in questi incontri fatti nel nostro paese, sono eroi che tutte le mattine si alzano, vanno a lavorare, tirano un carretto e hanno il peso di una società. Io credo che se siamo consapevoli di questo e ognuno mette un piccolo contributo, secondo me le cose veramente possono migliorare. Quindi a me piace pensare questo, a me piace pensare che per chi ha voglia di leggerlo, possa leggerlo perché è un libro scorrevole e veramente da tanto. Per chi non ama leggerlo, mi piace pensare al fatto che uno lo possa prendere e regalare a un amico dicendo: c'è una persona che nelle righe di questo libro mi dice che sei una persona straordinaria. E qui dentro ci sono delle righe che parla di come le persone, il popolo italiano, sono persone straordinarie. Bravo. Io quando andrò a camminare, allora l'anno scorso ho fatto, tolgo perché non respiro, non hanno i buchini adeguati. L'anno scorso, quando ho deciso di completare il tragitto della Via Francigena, perché questo descrive dal Gran San Bernardo fino a Roma, però la Francigena continua, c'è la Francigena del Sud. E quando ho deciso di fare questo pezzo per completare il tutto e arrivare fino a Santa Maria di Leuca, l'idea di poter condividere ancora prima mi piaceva, però non sapevo in che modo poterlo fare. Allora, parlando con mia moglie, che si chiama Patrizia, però per i clown è diventata Zia Luce, cioè c'è Zio Buio e Zia Luce, e allora parlando con Zia Luce è venuta fuori questa idea, e che io ho proposto prima di tutto ai clown e poi dopo anche agli altri amici. L'idea è questa: se voi avete un pensiero positivo oppure un augurio che volete fare a una persona che vi sta a cuore, voi scrivete questo pensiero su un pezzettino di carta. Questo pensiero poi me lo date, io lo metto in una busta e lo metto dentro il mio zaino. Questo pensiero, per ogni passo che io farò su questi 1000 chilometri, per ogni passo si caricherà positivamente, perché si caricherà di energia. Energia è quella che io uso per camminare. Questa energia va da tutte le parti e va anche dentro questi bigliettini qui, che quando arriverò a Istanbul andrò sul ponte che unisce i due continenti, l'Europa e l'Asia, aprirò questa busta e farò cadere questi bigliettini dentro il mare. I pezzettini di carta naturalmente cadranno giù e finiranno lì, ma i pensieri che ci sono stati scritti invece voleranno via e andranno a cadere sulle persone alle quali voi avrete dedicato questo pensiero. Questa cosa è piaciuta molto l'anno scorso. Io quando sono partito da Roma avevo 40 bigliettini, perché poi oltre ai clown anche amici e persone che non avevo mai visto ne ho parlato. È una bella idea, eh? Quando sono arrivato a Santa Maria di Leuca i bigliettini erano diventati 60, non perché si erano moltiplicati tra di loro, perché parlando con la gente che trovavo raccontavo questa cosa, l'idea piaceva e quindi mi hanno dato questi bigliettini. Ora io farò anche quest'anno questa cosa
Lo chiamo un servizio di Pony Express del pensiero da Durazzo fino a Istanbul. Io adesso ho dei pezzettini di carta, se voi li volete io ve ne do uno, voi scrivete quello che vi pare. Potete anche scrivere, potete anche dire che il bigliettino non volete che venga letto, perché io i bigliettini che voi mi darete li leggerò, perché quando l'anno scorso camminavo e qualche sera mi fermavo, mi piaceva leggerli, e ogni volta che li leggevo erano tutte delle belle cose, erano per me una carica ulteriore, era qualche cosa che mi dava forza per poter continuare ad arrivare. Però c'era qualcuno che invece voleva mantenere il suo pensiero per se stesso, non voleva che venisse letto, e allora o diceva non aprirlo, oppure scriveva soltanto queste parole: questo è il mio pensiero. Il bigliettino c'era, il pensiero idealmente era lì, nessuno però lo sapeva, ma il pensiero viaggiava lo stesso. E quindi io voglio fare questa cosa anche questa volta. Siccome il progetto è un progetto che si deve autofinanziare, io faccio questo servizio di portare i bigliettini, e la cosa base sono i bigliettini. Però se qualcuno decide, per quello che vuole, per quello che gli interessa, di contribuire in qualche modo, anche con 50 centesimi, con un euro, a questo servizio clown di Pony Express, certo che io non dirò di no. Se volete io vi do questi bigliettini, voi scrivete quello che volete e poi vi regolate come vi pare. Allora, se si vuole,